Dunque, convertitori. DC switched cap, cioè a condensatori commutati. Semplicità, diciamo SC come sigla. Quali sono le caratteristiche principali rispetto a quelli che abbiamo visto finora? Beh, in realtà sono senza induttanza, quindi inductorless. Questa è la caratteristica principale e quindi si prestano molto più facilmente a un'integrazione completa su silicio. Tipicamente un convertitore buck del tipo che abbiamo visto un paio di settimane fa, forse a questo punto anche di più, prevede che sia praticamente tutto integrato nel caso ideale, eccetto l'induttanza, perché insomma induttanze integrate non si riescono a fare di valore sufficientemente elevato per questi scopi. Un convertitore inductorless si riesce a fare completamente integrato, le capacità integrate si fanno in modo decente, a parità di ingombro su silicio riescono a immagazzinare un'energia molto maggiore delle induttanze e quindi si prestano per questo scopo. In che caso può essere utile avere un convertitore DC-DC completamente integrato? C'è un caso tipico che in qualche modo avevo già accennato in passato, è che quello in cui vogliate avere su un unico chip più sorgenti di tensione indipendente, per esempio per alimentare in un chip digitale più core con tensioni diverse. A quel punto avete bisogno di un convertitore DC-DC, quindi in pratica di un piccolo alimentatore per ciascun core. Chiaro, a quel punto ha più senso poter riuscire ad avere tutto integrato dentro il chip. Quindi questa è la caratteristica principale. Vedrete, si paga un po' questo vantaggio con una maggiore complessità, soprattutto dal punto di vista del controllo. Allora, vediamo prima un esempio molto semplice, giusto per capire di che si tratta. Uno schema ladder. Ad esempio, avete qua la tensione d'ingresso, VIN, e poi qui c'è una successione di switch, particolare 6, 3, 1. Quindi abbiamo S1, S6. In una soluzione integrata questi switch sono fatti tipicamente a MOSFET e poi abbiamo tre capacità. La tensione di uscita la prendiamo qua. Immaginate che la tensione di uscita sia mantenuta costante da una capacità, insomma, questo grande, quindi immaginiamo che questo punto sia approssimabile con un generatore. Ok? Questo generatore mi serve giusto per simboleggiare il fatto che la tensione Vout è praticamente costante. Ecco, allora questo fa una conversione 3 a 1 della tensione.
come funziona? Abbiamo un clock a due fasi. Diciamo in fase 1 i switch dispari sono chiusi e in fase 2 sono chiusi i switch pari. Quindi, per esempio, in fase 1 la situazione è questa. Lascio la stessa forma per C1, C3 e C2, Win e poi Wout. E in fase 2 invece abbiamo una situazione differente, l'ingresso viene staccato e le capacità sono accoppiate in modo differente. Adesso sono i pari che sono chiusi. Quindi c'è una frequenza clock che alimenta con due fasi distinte gli interruttori, questa è la situazione in cui ci si trova. Allora, si capisce abbastanza bene perché siamo in una situazione di 3 a 1. Aspettate, prendo una penna di colore diverso. Vedete, in pratica dovete immaginare se la corrente che va al carico, che a Vout, insomma, che in uscita è piccola durante il cambiamento di fase, la tensione sulle capacità cambia molto poco, no? Quindi possiamo immaginare che sia costante. Allora, vedete, se qui c'è Vout vuol dire che c'è Vout ai capi di C3, se c'è Vout ai capi di C3 nella fase 1 vuol dire che c'è Vout anche ai capi di C2, e se c'è Vout ai capi di C2 vuol dire che c'è Vout anche ai capi di C1. Vedete, saltando da una fase all'altra. Quindi c'è Vout anche a capi di C1, quindi vuol dire che Vin è uguale a 3 Vout. D'accordo? Quindi questo è per vedere la situazione a regime. Dal punto di vista dinamico, che cosa succede? Beh, si vede abbastanza bene. In pratica è durante la fase 1 che Vin passa la carica C1, no? Giusto un po' di carica C1, nella fase 2 C1 la passa a C2, nella fase 1 di nuovo C2 la passa a C3, nella fase 2 C3 la passa all'uscita. Quindi a scalino la carica attraversa tutte le capacità e finisce sull'uscita. Chiaramente l'unica parte di carica che si sposta è quella che viene effettivamente erogata all'uscita dal convertitore. Ci sono una quantità di topologie molto numerose. Con schemi di questo tipo si possono ottenere conversioni verso il basso, conversioni verso l'alto, conversioni intere, conversioni frazionarie. Quindi si può fare un convertitore 3-1, 9-1, 1-9, ma anche 4-7. Basta giocare un po' con la topologia del circuito. Dal punto di vista del ragionamento, come dire, generale, dov'è che si dissipa potenza qua dentro? Okay? Ma essenzialmente si dissipa potenza negli interruttori, a prescindere dal valore della resistenza degli interruttori. Quindi è facile fare il conto, ma insomma si dissipa potenza negli interruttori, sia che l'interruttore abbia una resistenza non nulla, sia che l'interruttore abbia una resistenza che tende a zero.
nel momento in cui, questo è quello che avviene sempre nel momento in cui si carica una capacità. Poi nella pratica si dissipa potenza anche nella resistenza serie delle capacità e dei collegamenti, che chiaramente in questa fase non sono indicati in modo esplicito, e si dissipa potenza nel controllo. Chiaramente spenderò un po' di energia per gestire gestire il switching e gestire il controllo esterno. Il switching mi costa perché devo, come dire, passare alti e bassi, spostare in alto e basso un gate di un switch. Quindi quello avrà un costo che non dobbiamo trascurare. Allora, quindi, visto il concetto d'esempio, cerchiamo di entrare un pochino più in dettaglio. Allora, com'è che si studiano questi tipi di convertitori? Beh, si studiano tipicamente facendo due approssimazioni distinte che semplificano molto il calcolo. Sono due limiti diversi che si considerano. Si considera un limite che si chiama slow switching limit, SSL per abbreviazione, che ci dice questo in pratica. La frequenza di switching è talmente lenta che le capacità sono a regime nell'ambito di ciascuna fase. Ok? Quindi tanto mi scordo, ma insomma, le capacità vanno al regime, quindi reach final charge state. During each phase. Okay, quindi raggiungono lo stato di carica finale durante ciascuna fase e basta, questa è l'ipotesi di partenza. E poi possiamo trascurare la resistenza, i contributi Joule che vi dicevo prima, quindi la resistenza serie dei contatti, delle capacità e dei collegamenti. Quindi, neglect le resistenze, ok, ARS in generale. Questo è un limite. Quindi questo è un limite che vale per basse frequenze di switching. Le frequenze di switching la chiamo FS. Poi c'è un altro limite, che è il limite opposto, che è il limite cosiddetto fast switching limit. Che si chiama FSL, in cui abbiamo una frequenza di switching molto elevata, così elevata che le capacità non cambiano lo stato di carica durante un periodo di switching. Ok, quindi capacitors voltage do not change. Ok, questo è l'altro limite. Sono due limiti estremi, scelti per motivi di semplificazione. Nella pratica, dunque, è facile che la frequenza di switching sia un po' intermedia, per cui non valga né l'uno né l'altro, e per comodità si fa un'approssimazione per tenere presente i risultati dei due limiti estremi. Però cerchiamo di capire bene i limiti estremi. In che cosa consistono? Allora, vediamo il primo caso, slow switching limit. Allora, usiamo
il concetto di vettori moltiplicatori di carica. Chiamo questo vettore A, è definito per ciascuna fase. Per esempio, per la fase 1, ragioniamo per comodità con sole due fasi, e poi chiaramente concettualmente è facile estendere a una situazione con più di due fasi, ma dal punto di vista della notazione viene un pochino complicato, quindi conviene concentrarci su questo. Il vettore è fatto in questo modo: contiene un numero di elementi che è pari al numero delle capacità, più un elemento per l'ingresso, più un elemento per l'uscita. Quindi A out, tutte le varie capacità, AC1, ACN, dove sono tutte le capacità, e poi l'uscita. E nello stesso modo lo posso definire anche per la fase 2. Questa è per la fase 1. Che cosa rappresentano questi elementi? Questi elementi, ciascuno di questi elementi mi dice quant'è la frazione della carica fornita in uscita per ciascun periodo che passa attraverso l'ingresso o la capacità. D'accordo? Quindi ogni elemento è la frazione della carica che viene fornita in uscita per ciascun periodo. Allora, facciamo il calcolo per l'esempio che vi ho fatto prima, giusto per capire meglio. Allora, uso il disegno di prima, ok? Perché non voglio stare a rifarlo. Allora, prendo un altro colore per io. Va bene, vi consiglierei, vabbè, se potete anche usare lo stesso disegno che voi, probabilmente è lo stesso. Allora, com'è che si fa questo ragionamento? Supponiamo che durante la fase 1 esca una certa Q in uscita. Va bene. Allora, questa Q. Facciamolo, lo ricaviamo quel vettore per ispezione. Questa Q viene, ovviamente per la continuità della corrente, è anche la stessa Q che viene erogata dal generatore d'ingresso. Quindi è quella che passa in C1. Va bene? Quindi in C1 passa Q. Poi si ripartirà tra C2 e C3, ma non lo sappiamo ancora. Siccome a regime la tensione sulla capacità non cambia e quindi abbiamo che la corrente nella capacità è a media nulla, vuol dire che nella fase 2 uscirà da C1 una carica Q e quindi entrerà dentro C2. Va bene? Nella fase 1, quindi in C2 deve passare una Q nella direzione opposta, sempre perché la componente continua è nulla, e quindi in C3, nella fase 1, sta passando una carica in questa direzione che è 2Q. Giusto, che poi scorre nell'altra direzione durante la fase 2. Vedete, sto zompando, saltando da una fase all'altra per determinare tutti i collegamenti. Questo mi porta ad avere in uscita 3Q. No, ho detto male, 2Q. Perché a questo nodo Q va di sopra, Q va di sotto, 2Q sale e quindi 2Q scende. Quindi la carica complessiva che esce dal
dall'uscita durante un ciclo, la chiamo Qout, è 3Q. Q durante la fase 1 e 2Q durante la fase 2. Va bene? Allora, a questo punto posso scrivere i vettori moltiplicatori di carica. Quindi so quant'è la carica che passa attraverso ciascuna capacità durante ciascuna fase. Quindi vado avanti, lo copro. No, aspettate, mi sposto un attimo. Ditemelo perché io non vedo dietro. Ok, allora a questo punto io posso completare quel disegno di prima. Vediamo di scriverlo con una penna un po' più scura. Allora, posso fare A1 e A2. Allora, per l'esempio, per il ladder 3-1, che è l'esempio che stiamo considerando, cosa posso dire? Segno tutte e due le fasi. Questi sono due vettori. Allora, out era un terzo e due terzi, perché era Q durante la fase 1 e 2Q durante la fase 2, il totale è 3Q, quindi un terzo e due terzi. C1 era un terzo e meno un terzo. C2, non me lo ricordo, vediamolo. C2 era meno un terzo e più un terzo. C3 è due terzi e meno due terzi. Abbiamo detto quindi meno un terzo e più un terzo. C3 è due terzi e meno due terzi. E A in è invece un terzo e zero. Come deve essere, poiché il ladder è 3-1, l'uscita ha una tensione un terzo, quella dell'ingresso, ma eroga tre volte la carica, tre volte la corrente che eroga l'ingresso, ovviamente, che la potenza, in assenza di perdite, la potenza fornita in ingresso è uguale alla potenza erogata in uscita. Ok, allora, a cosa servono questi vettori moltiplicatori di carica? Torniamo un attimo indietro. Io che cosa voglio conoscere? Voglio sapere che perdite ho dentro il convertitore. Una volta che ho trascurato tutte le resistenze, dove posso avere ancora delle perdite? Ok, se... ricordate la carica e la scarica di una capacità, io posso avere ancora delle perdite durante il processo di carica e scarica della capacità nell'interruttore, e queste perdite sono indipendenti dalla resistenza dell'interruttore, quindi sono presenti anche se l'interruttore ha una resistenza praticamente nulla. Okay. Queste perdite ce le avrò, perché quando metto insieme, se ho una corrente di uscita non trascurabile, spesso all'inizio di una fase metto in parallelo due capacità che non hanno lo stesso livello di carica. Quindi la tensione nelle due capacità all'inizio non è la stessa, quando le metto durante il funzionamento, no? Quando le metto in parallelo raggiungono lo stesso livello di tensione, ovviamente, perché sono in parallelo, quindi c'è uno spostamento di carica. Questo spostamento di carica causa una dissipazione di energia. Ok, giusto per dire una cosa che conoscete, ma insomma per chiarire un po' meglio questo concetto. Se io qui ho
una carica di una capacità. Va bene? Questa è V, 0. Questa è una capacità. La capacità inizialmente scarica, poi chiudo l'interruttore e carico la capacità. D'accordo? Allora, voi sapete cos'è che succede. La capacità si carica, la V qui va da 0 a V0. La capacità accumula un'energia che è un mezzo CV0 al quadrato. Va bene? Accumula un'energia che è un mezzo CV0 al quadrato. L'energia erogata dalla batteria è V0 per la corrente per integrata nel tempo, l'energia complessivamente erogata dalla batteria. Da qui, siccome avviene l'erogazione di corrente a tensione costante, posso portare fuori V0, ho l'integrale della corrente che fa la carica complessiva che va sulla capacità, giusto? Quindi qui viene CV0 al quadrato. Quindi questa è l'energia erogata. Tra l'energia erogata e l'energia accumulata c'è una metà dell'energia erogata che viene dissipata. Dove viene dissipata questa energia? Okay. Nell'unico posto possibile, che è l'interruttore. Quindi l'energia dissipata nell'interruttore è un mezzo CV quadro, V0 quadro. Ma la cosa che dovete notare è che quell'energia è dissipata nell'interruttore indipendentemente dal valore della resistenza dell'interruttore. L'interruttore può essere anche ideale, può avere resistenza che tende a zero, ma comunque lì viene dissipata un'energia un mezzo CV0 quadro. Questo è un concetto che ogni tanto non è chiaro. Cerco di chiarirvelo un attimo. Immaginate che abbia una resistenza R, va bene? Poi facciamo tendere R a 0. Se ha una resistenza R, la carica della capacità avviene con un'esponenziale di tipo RC, giusto? Cosa vuol dire? Vuol dire che la corrente che passa nell'interruttore è una corrente che ha un andamento esponenziale, è massima all'inizio e poi va a zero a regime. Quindi questa corrente I è del tipo, all'inizio è del tipo V0 su R, dove R è la resistenza, quando scarica la capacità, dove R è la resistenza dell'interruttore, e poi va giù esponenzialmente con costante di tempo R per C. Va bene? Se io faccio l'integrale della potenza, vedete cosa succede? Quando la resistenza dell'interruttore è nulla, ho una corrente che tende a infinito, per un tempo molto breve, però tende a infinito. Se vado a fare il calcolo dell'energia dissipata, mi viene una quantità che è indipendente dalla resistenza. Se faccio l'energia dissipata, come devo fare? Devo fare la potenza e integrarla nel tempo, giusto? Allora io faccio questa cosa e mi viene V0 quadro diviso R, che posso portare fuori dall'integrale. L'integrale lo faccio da 0 a più infinito, immagino di fare tutta la scarica. La faccio così, devo fare E al quadrato, quindi viene E alla meno 2t fratto RC in dt. Questa integrale, lo so quanto fa, un'integrale notevole, fa RC diviso 2. Eccolo qua, vedete? Viene un mezzo CV0 quadro, l'energia dissipata sull'interruttore, che è stavolta indipendente dalla resistenza. Ecco, questa è l'energia che la dissipazione di potenza che guardiamo adesso. Immaginiamo ideali gli interruttori, quindi con resistenza nulla, ciò non toglie che dissiperanno potenza. Ok? Allora, perché ci interessa la dissipazione di potenza? Perché vogliamo capire l'efficienza del convertitore ladder, d'accordo? In generale è una ricetta che vedrete sarà utile non soltanto per questo convertitore ma tutti questi altri, ma anche in generale per tutti. Quindi abbiamo i vettori moltiplicatori di carica e li abbiamo calcolati. Che ci facciamo? Dobbiamo utilizzare un altro teorema delle reti lineari che si chiama teorema di Telegen. Voi l'avete visto il teorema di Telegen? Elettrotecnica, l'avete già conosciuto.
Quindi Tournament Elegant mi dice che per qualunque rete un insieme di tensioni di ramo che soddisfano la legge di Kirchhoff sulle tensioni è ortogonale a un insieme di correnti di ramo che soddisfa la legge di Kirchhoff per le correnti. D'accordo? Quindi se prendo un vettore di tensioni di ramo per un vettore di correnti di ramo e tutte e due soddisfano la legge di Kirchhoff, il loro prodotto è nullo. Telegen con la E, no? Questa è una E, non so se si capisce. È un teorema classico delle reti lineari che ora io eviterei di dimostrare, ma viene direttamente dalle leggi di Kirchhoff. Si ricava direttamente dalle leggi di Kirchhoff. Allora, noi la possiamo applicare al nostro caso per ciascuna fase. Quindi prendiamo come insieme di rami, il ramo d'ingresso, il ramo d'uscita e tutte le capacità. Quindi abbiamo VOUT per IOUT più su tutte le capacità VCI per ICI, quindi tensione sulla capacità iesima per corrente nella capacità iesima, più VIN per VIN per IN uguale a 0. Ho fatto un passaggio in più del necessario. Vabbè, non fa niente. Tolgo la parentesi graffa, la faccio dopo. Mi serve un passaggio in più. Allora, a questo punto io posso esprimere le IOUT e le IC e le IN in funzione degli elementi del vettore moltiplicatore di carica, perché ovviamente è proporzionale, no? Quei vettori lì mi danno un numero che è proporzionale alla carica che esce in ciascuna fase, quindi è proporzionale alla corrente in quella fase. Quindi posso usare direttamente vettori moltiplicatori di carica e scrivere la cosa così. Per ciascuna fase, VOUT per AOUT 1 più su tutte le capacità VCI per ACI 1, fase 1, più VIN per AIN 1 uguale a 0. E stessa cosa posso farla per la fase 2. Ok, adesso devo fare dunque alcune osservazioni. Ah, dunque anche questa però devo mettere 1 e questa qui devo mettere 2. VIN e VOUT invece supponiamo che siano costanti su tutte le fasi. Le tensioni sulle capacità varieranno, specialmente se c'è un carico. Allora, se c'è una corrente erogata complessivamente. Allora, io che cosa faccio? Adesso faccio la somma di queste due facendo questa osservazione, che innanzitutto la somma dei due termini moltiplicatori di carica per l'uscita fa 1, per definizione, perché sono normalizzati alla carica erogata in uscita, e che invece, quindi sfrutto il fatto che scriviamolo tutto così non ci confondiamo. A out 1 e out 2 fanno somma 1 e che invece gli AC
per le capacità quei termini sono uguali e opposti tra una fase e l'altra, perché la carica complessiva che deve passare è nulla, okay? In una situazione di regime. Quindi qui avrò, facendo la somma, avrò V out più sommatoria su tutte le capacità di VCI1 meno VCI2, tutto per ACI1 uguale a, anzi più, Vin per A in 1 meno A in più A in 2. Ok, uguale a 0. Va bene, allora, un'altra osservazione va fatta. Se vi ricordate come erano venuti fuori A1 e A2, la somma dei due è la corrente erogata dal generatore d'ingresso. Se torniamo un attimo indietro, quando l'abbiamo scritto, qui ho sbagliato un segno, questo è un meno, che se qui c'è un più, questo è un meno. Guardate, un secondo indietro, prendiamo il segno più quando va dal positivo al negativo internamente. Questo va in questa direzione, va nella direzione opposta alla corrente a quella che va in cui va in V out, quindi va con segno opposto. Se prendiamo qua positivo, in V in va dal meno al più internamente, quindi va presa negativa, d'accordo? Allora, vi volevo far vedere questo, che fa meno un terzo, cioè la somma sull'uscita fa 1, la somma sull'ingresso fa meno un terzo, proprio perché il rapporto di conversione è 3 a 1. Quindi questo termine qua, nel nostro caso particolare, è meno un terzo per Vin, ed è in generale il valore della tensione d'uscita a vuoto col segno meno. Quindi questo è meno V out a vuoto. Ecco, la cosa torna, perché a vuoto le tensioni sulle capacità ogni ciclo non cambiano, e quindi ho V out meno V out uguale 0. Se invece ho una corrente erogata in uscita, a ogni ciclo dovrò riaggiustare la tensione sulle capacità, e quindi la tensione d'uscita non sarà esattamente uguale alla tensione a vuoto. D'accordo? Quindi faccio quest'ultima osservazione. Quindi riscriviamo tutto. La caduta di tensione rispetto alla situazione a vuoto, che è V out meno V out a vuoto, quindi presa così una quantità negativa, è uguale a che cosa? A meno la sommatoria su tutte le capacità di VCI1 meno VCI fase 2 per ACI 1. Ora, ultima cosa prima di arrivare in fondo, noi possiamo dire qualcosa in più su questa quantità. Quindi
Quindi questa che cos'è? È la variazione di tensione sulla capacità tra la fase 1 e la fase 2. E a che cosa è uguale? E beh, la variazione di tensione sulla capacità dipende da quanta carica va sulla capacità durante quella fase e dalla dimensione, dal valore della capacità stessa. D'accordo? Quindi quant'è all'inizio della fase 1 la tensione sulla capacità iesima è VC2. Questa VC2 viene portata a VC1 e viene portata perché arriva sulla capacità una carica che abbiamo già espresso in funzione del moltiplicatore di carica, che è quindi ACII1 per Qout, questa è la carica che arriva sulla fase 1, diviso il valore della capacità. Quindi quel termine lì l'abbiamo già espresso in funzione dei vari moltiplicatori di carica, per cui mi viene più semplicemente dVout uguale a meno sommatoria su tutte le capacità di ACI1 al quadrato. Beh, facciamo una cosa, per comodità levo questo termine 1, tanto non mi fa niente, no? Quindi faccio cadere l'apice, cadere l'apice 1, tanto non mi serve più, al quadrato per Qout diviso C. Va bene. Allora, come ultimo passo, io mi posso ricordare che questo Qout è la carica che esce in ciascun ciclo e quindi è uguale alla corrente di uscita per la corrente di uscita diviso il periodo, per il periodo di switching, quindi per il periodo di clock, quindi diviso la frequenza di clock. Ok? Perché Qout è la carica che esce a ogni periodo, quindi è uguale alla corrente per il periodo, oppure la corrente diviso la frequenza di switching. Quindi, vedete, questa espressione qui acquisisce essenzialmente l'espressione tipica di una resistenza d'uscita, no? Io ho meno la differenza tra la tensione di uscita che ho e quella che avrei a vuoto è uguale a una cosa proporzionale alla corrente, e quindi quella cosa proporzionale alla corrente è il fattore proporzionale della corrente è proprio la resistenza d'uscita per definizione. Quindi io qui posso scrivere I sulle capacità per ACI quadro diviso CIFS, tutto questo per Qout. E tutto questo è la resistenza per Iout. E tutto questo è la resistenza d'uscita nel limite SSL. In pratica il circuito equivalente che mi descrive il convertitore è una tensione a vuoto che è Vin diviso 3, che è la Vout 0, questa è la Vout 0, tensione di uscita a vuoto, che sarà una frazione della tensione d'ingresso, e poi in uscita una resistenza Rout nel limite di slow switching. Vedete, a questo punto la cosa è del tutto generica, no? Perché la resistenza, perché mi serve la resistenza d'uscita? Beh, mi dice quanto è buono il convertitore, no? Ovviamente mi serve perché mi dice quanta potenza dissipo dentro, che la potenza dissipata nel convertitore sarà ovviamente la Rout per Iout al quadrato.
Posso in questo modo calcolare la potenza dissipata del convertitore, il rendimento nel convertitore. E da che cosa dipende? Guardiamolo un attimo insieme, dipende da i coefficienti A che sono funzione soltanto della topologia del circuito. D'accordo? Dipende dalle capacità che includo, che invece fanno parte del dimensionamento a posteriori rispetto alla scelta della topologia. E poi dipendono dalla frequenza. Cosa importante da notare è che quanto più grandi sono le capacità e quanto più grande è la frequenza di switching, minore è la resistenza d'uscita e quindi minore è la perdita interna. Quindi io questa dipendenza è importante che la notiate, quindi io ho tutto il vantaggio ad aumentare la frequenza di switching e ad aumentare la capacità. È importante anche la scelta della topologia, però incide su un altro aspetto. La topologia incide su questi A. Io posso trovare una topologia che minimizza questa sommatoria degli A quadro, però posso fare molto anche con le capacità e l'FS. Allora, tanto per ribadire questo aspetto, qui si vede ovviamente il vantaggio di aumentare la frequenza di switching nel convertitore. Perché non abbiamo ancora tutta la storia? Perché nella pratica vedrete che se aumento la frequenza di switching, mi aumenta ovviamente la potenza che devo dissipare nel switching. Quindi a un certo punto non avrò convenienza aumentarla all'infinito. Ok? Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che aumentare le capacità, sì, grazie. Tipicamente quella è una cosa che è sempre vantaggiosa, ha dei limiti, ma insomma, tipicamente è sempre vantaggiosa, ma ovviamente quello. Come dire, per quell'aspetto c'è un compromesso col costo. Chiaramente, più aumento le capacità, più nella pratica vuol dire che aumento i millimetri quadri di dimensione del chip e quindi pago un costo in termini di costo del chip. Su un wafer mi stanno meno chip, quindi alla fine sapete, insomma, il costo di un circuito integrato è praticamente proporzionale all'area. Qual è il punto interessante qui? E che si può fare? Si può fare, no, non lo vediamo insieme, insomma, giusto per farvi capire la situazione. Chiaro, io posso giocare un'ottimizzazione perché io posso avere come vincolo l'area totale occupata dalle capacità, quindi la sommatoria di tutte quelle C, e decidere invece come le distribuisco in modo da ottimizzare la resistenza d'uscita. Quindi, quello è un problema di ottimizzazione, se volete, classica, si può fare con metodi più o meno. Cioè normali di ottimizzazione, quello che viene fuori è che per minimizzare a parità di area complessiva impiegata sulla capacità, per minimizzare la resistenza d'uscita bisogna fare i C proporzionali agli A. Questo, ripeto, non facciamo il conto e non è difficile, basta fare un minimo vincolato proprio classicamente qui uno può fare con moltiplicatore di Lagrange, no? Cioè, un minimo vincolato alla somma delle capacità costanti. Comunque viene che minima Rout se i CI sono proporzionali agli AC. Quindi non per esempio nel caso precedente non conviene farli uguali. Si vede, si perde molto in resistenza di uscita. Le capacità più vicine all'uscita sono attraversate da più corrente, quindi hanno un moltiplicatore di carica maggiore e conviene farle più grandi. Ma è abbastanza intuitivo, però insomma, il fatto di avere una proporzionalità così diretta è piuttosto comodo. Va bene, ok, questo è il concetto di base, quindi la topologia ci dà gli A, poi il dimensionamento ci consente di scegliere C e FS. Per il momento dobbiamo tenere presente che abbiamo trascurato tutti i fattori di perdita, che in realtà invece un pochino incidono. L'altra cosa che dovete osservare, che credo sia già evidente al momento, è questo, che avete notato che la topologia mi dice qual è il rapporto tra tensione d'uscita e tensione d'ingresso. Quindi rispetto a un convertitore con induttanza in cui col duty cycle con continuità variavamo la tensione d'uscita, qui non c'è molto da fare, la topologia determina il rapporto tra ingresso e uscita, non è variabile con continuità. Okay, questo è un concetto che differenzia fortemente
è complica. Dunque, vediamo l'altro limite, il limite FSL invece. Allora, ripeto, nel limite FSL la frequenza di switching è così elevata che la carica sulle capacità non cambia durante un ciclo. Beh, allora a quel punto dobbiamo considerare i switch con una resistenza finita, quindi RI è la resistenza del switch iesimo. E le perdite saranno dovute essenzialmente alle perdite ohmiche sui switch, non cambiando tensione e capacità. L'unico posto dove possiamo avere perdite, se trascuriamo i collegamenti, diciamo, è quello. Allora, com'è che si procede? Si scrive un altro vettore di moltiplicatore di carica, però che fanno riferimento ai switch. Quindi, vettori moltiplicatori di carica. Prima li avevo chiamati, adesso mettiamo AS per indicare switch. Per esempio, il primo elemento è il switch 1, il secondo elemento è il switch 2. Aspettate, fatemelo fare con un altro colore, non fa parte del switch 1, il switch 2, il switch 3, il switch 4, il switch 5, il switch 6. Lo faccio per l'esempio che stiamo considerando, eh. Allora, in quel caso abbiamo per le due fasi e di nuovo ogni elemento è la porzione di carica che passa attraverso il switch iesimo, normalizzata rispetto alla carica totale che va in uscita. Ok? Allora, la completiamo abbastanza rapidamente perché lo facciamo per l'esempio che abbiamo visto, è tanto un esempio piuttosto generale tale che possa funzionare per tutto. Allora, durante la fase 1 i switch pari sono aperti, quindi sicuramente non sono attraversati a corrente e l'elemento corrispondente è 0. Durante la fase 2 sono i switch dispari, abbiamo detto, ad essere aperti e quindi il loro elemento è 0. E poi per gli altri possiamo ritornare al disegno iniziale. Qua. Allora, vedete, il switch 1 è qui, viene attraversato da Q rispetto a 3Q, quindi è un terzo. Il switch 2 qui viene attraversato da un terzo, il switch 3 viene attraversato da un terzo in questa direzione, il switch 4 viene attraversato da 2, ecco vedete qui c'è 2 terzi in questa direzione, quindi abbiamo un terzo, allora questo è un terzo e questo è un terzo, questo è un terzo. E questo è un terzo. Poi 5 e 6 mi mancano. Il 5 è questo qui. Il 5 è questo qui. E questo qui il 5, no? In questo punto. Se vedete è attraversato. Qui c'è 2 che passa, c'è 2Q che passa nella direzione opposta. Quindi è meno 2 terzi. E il 6 invece c'è un Q che passa in questa direzione. E quindi è meno 2 terzi anche il Q6 nell'altra fase. Quindi per completare ho un meno 2 terzi e un meno 2 terzi. Allora, questo che cosa vuol dire? Come li uso questi monitori moltiplicatori? Vuol dire che se prendo il switch iesimo, la corrente che attraversa il switch iesimo nella fase 1, per esempio, sarà uguale a
Allora, la carica complessiva che attraversa il suicesimo nella fase 1, che è ASI1 per Qout, questo per definizione, questa è la carica, diviso il tempo di conduzione, e il tempo di conduzione è metà periodo, perché ho due fasi, quindi metà periodo vuol dire TS mezzi, al posto di TS scrivo 1 su FS, quindi viene 2FS. Giusto? No, ho sbagliato, devo far diviso il periodo, non per la carica diviso il tempo, quindi viene la carica, sbagliato, aspettate. Dunque devo fare diviso TS mezzi, quindi mi viene diviso TS mezzi, viene per FS per 2. Ecco che ora va bene. Ok. Quindi a questo punto io posso calcolare la potenza dissipata internamente. Cosa devo fare? Devo prendere P, questa è la potenza P FSL, potenza dissipata internamente nel limite FSL. Come devo fare? Devo fare, allora, su tutti i switch calcolo il termine di potenza Joule, quindi devo fare RI per ISI1 al quadrato per la prima fase, questa è la potenza per la prima fase, poi devo metterci la potenza nella fase 2 al quadrato, metto RI in evidenza e poi faccio la media tra le due. Un mezzo, e se vado a sostituire, che questo è proprio per definizione, allora vado a sostituire, vedete c'è un sacco di roba che posso portare fuori dalla sommatoria, in particolare, dunque vedete, ho Qout quadro, FS quadro posso portare fuori, e probabilmente c'è anche un altro coefficiente, perché qui c'è un 2 al quadrato più 2 al quadrato, no, viene un 2 al quadrato diviso 2 fa 2, quindi 2 Qout quadro per FS quadro, e poi qui mi viene sommatoria su tutti gli di prima, adesso non ho spazio, non scrivo tutto, e qui ho semplicemente RI per gli elementi del vettore. Allora notate questo, che Qout per FS è la corrente d'uscita, quindi questa roba qui è Iout al quadrato, questa roba Qout per FS è la corrente, quindi questa roba qui è Iout al quadrato, e quindi il termine a moltiplicare può essere direttamente la resistenza d'uscita. Dunque, aspettate, si vede meglio se faccio questa cosa qui, il 2 lo levo di qui, lo lascio dentro, così, di modo che questa roba qui la posso chiamare Rout FSL. Quindi di nuovo rimane lo schema che abbiamo disegnato all'inizio, no? In pratica abbiamo che la tensione d'uscita la posso scrivere come la tensione da un generatore
diciamo, non ideale, per cui la potenza dissipata nel generatore sarà Rout per Iout al quadrato. Ecco, quindi stavolta questa resistenza da che cosa dipende? Dipende dalle resistenze dei switch. Quindi qui chiaramente vedo il vantaggio nel fare i switch con bassa resistenza, che vuol dire corti e larghi. Non c'è la dipendenza dalla frequenza. I termini A sono termini che dipendono soltanto dalla topologia. Ok, allora quindi in questo limite la frequenza non mi interessa, beh, perché dal punto di vista pratico sto considerando la frequenza praticamente infinita, no? Quindi talmente grande che non cambia la carica sulla capacità, quindi è giusto che esca dalla valutazione delle perdite e vedo che ho vantaggio nel fare i switch larghi. Allora, anche questo cerchiamo di capire dal punto di vista del costo in che cosa si traduce. E, come dicevo, anche per i switch il costo è proporzionale all'area. Va bene? Nella pratica l'area dei switch conta molto poco rispetto all'area delle capacità, ma insomma fa parte sempre della stessa funzione di costo. Le R non sono automaticamente legate all'area, perché per avere R basse devo avere W grandi e L piccole. Ok? Nella pratica, però, la lunghezza è fissata dalla tensione di breakdown, perché la lunghezza dei MOSFET è fissata da quello. Devo considerare durante la progettazione qual è la tensione di blocco del MOSFET e dimensionare la L di conseguenza. Quindi una volta che la L è presa la lunghezza minima che fa sopportare la tensione di blocco ai switch, a questo punto la W è direttamente proporzionale all'area che i switch occupano. Quindi c'è di nuovo questo compromesso con una funzione di costo. Per minimizzare la resistenza d'uscita nel limite FSL devo, aumentare l'area dedicata ai switch. E di nuovo c'è un criterio di ottimizzazione che posso stabilire fissando l'area complessiva destinata ai switch per distribuire quelle resistenze in modo da minimizzare complessivamente l'R-out. Anche qui la soluzione, se uno fa tutta l'ottimizzazione, non è che stupisce molto, è che in pratica l'ottimizzazione si ottiene quando le larghezze sono proporzionali al coefficiente moltiplicatore di carica. Quindi ottimizzazione vuol dire ottimizzazione a parità di area costante dedicata ai switch se le WI di ciascun switch sono proporzionali agli ASI. Diciamo all'ASI che non è nullo, perché in questo esempio qui uno è nullo, l'altro no, quindi essendo a due sole fasi ce n'è uno che è sempre nullo. Vabbè, questo è un aspetto che non affrontiamo in dettaglio. Ecco, ci interessa fissare questo. Notare che non dipende da FS. Allora, che succede nella situazione generale, cioè quando non siamo esattamente né in un limite né nell'altro? Beh, allora quello che si fa di solito è fare un'approssimazione piuttosto brutale, che è quella di dire, va bene, in generale prendiamo una media delle due, la cosiddetta media euclidea. In generale, R-out viene presa come radice quadrata della somma dei quadrati di delle resistenze nei due limiti. Si vede un po' praticamente che è un'approssimazione abbastanza buona.
perché la resistenza in pratica sarà maggiore, vedete, così viene che è maggiore di entrambe, no? È sempre maggiore di entrambe in pratica. Quindi ciascuno dei due limiti rappresenta un valore, come dire, inferiore al valore reale. Per quale motivo? Perché in pratica nel limite di slow switching trascuro la resistenza trascuro la resistenza degli interruttori, che è un fattore di perdita, mentre invece quando sono nel fast switching limit trascuro la scarica delle capacità, che è un altro fattore di perdita. Quindi se sono una frequenza intermedia, nella pratica ho tutte e due le componenti, quindi la resistenza è un po' più grande. Quella è un'approssimazione, ma un'approssimazione almeno facile da fare. Diciamo, non è molto male. Ok, ci sono ancora delle altre perdite che non abbiamo considerato e facciamolo adesso, almeno per vederle. Sono tre fattori principali. Un fattore sono le switching loss, le perdite di commutazione, perché in pratica dobbiamo accendere e spegnere dei MOSFET, un MOSFET per ciascun switch, e quelle si scrivono in questo modo. Espressione piuttosto semplice, ma mi interessa a me soprattutto notare la dipendenza funzionale dalle variabili. Quindi cosa devo fare? Devo considerare che per ogni switch ho un'energia che spendo per ciclo. L'energia che spendo per ciclo per ogni switch dipende dalle capacità che devo caricare e scaricare, e si scrive in questo modo: c'ho una capacità di gate da caricare, ho una capacità di drain da caricare, e ho una capacità di bulk da caricare. Quindi questa è l'energia accumulata in tutte e tre le capacità. Diciamo, per esempio, se questo è il switch, in pratica io ho una capacità tra gate e source, che è questa CG. Qui immaginate che questo sia il comando. Una capacità tra bulk e source, che è CBE. È una capacità tra drain e source, che è CD. Queste vengono caricate, sono quattro contatti, quindi rispetto al source almeno tre capacità. Queste vengono caricate e scaricate. L'energia è quel CV quadro per la frequenza, mi dà la potenza. Quindi la cosa importante da notare è che questa potenza di switching è proporzionale all'FS. Ed è ed è una perdita significativa, ed è proporzionale anche all'area occupata dai switch, perché queste capacità sono tutte e tre proporzionali alla dimensione del MOSFET e quindi all'area occupata dai switch. Quindi la cosa che mi interessa di più è questa dipendenza funzionale. Va bene? Poi l'altro fattore è la perdita nelle capacità parassite del bottom plate. Della piastra inferiore delle capacità bottom plate parasitic capacitance. Questa non è una cosa trascurabile. In pratica, che cosa succede? Se io faccio le capacità MIM, per esempio, quindi tra due metallo isolante metal dentro il chip, tipicamente posso spostare anche la tensione della piastra inferiore, che avrà una capacità verso il substrato, e quindi carico e scarico un'altra capacità aggiuntiva indesiderata. No, quindi devo tenere presente quella potenza, quella è una perdita netta. Quindi la perdita nel caricamento delle capacità di substrato, e quella sarà del tipo pickup. Chiamiamola, sarà uguale di nuovo alla FS, la frequenza di switching, per la capacità parassita, che diciamo bottom plate BP del switch,
condensatore iesimo per la variazione della tensione ai capi della capacità parassita. Chiaramente, esattamente questi valori dipendono da come è fatto, dalla tecnologia, dal circuito, da come è schermata la cosa. Non possiamo individuare un valore preciso adesso, però possiamo dire un po' di cose abbastanza chiare. Questo è sommato su tutte le capacità, perché per ogni capacità dobbiamo immaginare che ci sia una capacità parassita. Però quello che ci possiamo aspettare è che in ogni caso quella sommatoria delle capacità sia proporzionale approssimativamente all'area delle capacità, all'area totale occupata della capacità. E poi c'è la proporzionalità con Fs che si vede bene. Quindi, diciamo, io, il ragionamento sulla proporzionalità rispetto all'area dipende dal fatto che la capacità parassita sarà una frazione della capacità totale, no? Per cui più è grande la capacità totale, più è grande la capacità parassita. Quindi io posso immaginare questo pickup all'incirca proporzionale a Fs e stavolta all'area occupata dalle capacità. E per finire, io ho un ultimo termine che è la perdita nelle resistenze equivalenti serie dei componenti che ancora non ho considerato, cioè dei collegamenti e le capacità avranno una resistenza serie proprio di accesso, d'accordo? Chiaramente quelle mi danno una perdita di tipo Joule che io vedo come una resistenza, che io vedo in termini di una resistenza equivalente, quindi avrò una PESR che sarà proporzionale alla Iout al quadrato per R ESR, la resistenza equivalente di tutte le resistenze serie. Cioè la vedo in pratica come una componente di resistenza serie aggiuntiva che tiene conto della dissipazione aggiuntiva dovuta alle resistenze parassite. La cosa importante da notare è che non dipende né dall'area, questa volta, né dalle aree né dalla frequenza di switching. Ok, quindi e questi sono i tre componenti più importanti che non abbiamo considerato precedentemente e che incidono sul rendimento. Allora, arrivati qui, vediamo la potenza complessiva perduta a che cosa è uguale? Beh, c'è la parte nel switching che abbiamo detto si ottiene facendo come il teorema di Pitagora delle due componenti nei limiti di fast switching e slow switching. Questa è l'approssimazione che abbiamo fatto, insomma, ce la teniamo per buona, più ci sono le componenti che abbiamo visto ora, la potenza consumata nel switching, nelle capacità parassite e nelle resistenze serie equivalenti. Sommando tutti questi termini ottengo una perdita e quindi posso definire a questo punto il rendimento, l'efficienza, no? L'efficienza come rapporto tra la potenza che viene erogata, che è Vout per Iout, diviso la potenza che viene, potenza erogata al carico, diviso la potenza che viene fornita dal generatore d'ingresso, che è uguale alla potenza erogata più le perdite. Quindi sarà del tipo Vout Iout più Ploss. D'accordo. Dove si arriva nella pratica? Ecco, si arriva a seconda dei casi dal 50 al 90%. No? Con un progetto ottimizzato ci si spinge anche al 90% di efficienza. Quindi, diciamo, può essere un'efficienza confrontabile a quella dei convertitori con induttore. Guardando i vari momenti di scelta, c'è prima la scelta, cioè da una parte la scelta della topologia, poi fissata l'area destinata
alla capacità, l'area destinata ai switch si può fare l'ottimizzazione delle capacità, del dimensionamento delle capacità e del dimensionamento dei switch, e rimane un altro livello di scelta nello spazio di progetto, che è quello di decidere quant'area destinare ai switch, quant'area destinare alle capacità e quale frequenza di switching utilizzare. No, questo è un altro livello di scelta. Una volta scelto questo, poi una volta scelto frequenza di switching, area per i switch, area per le capacità, e scelta la topologia, il dimensionamento è praticamente automatico. E vediamo come incidono questi fattori. Dunque, nello spazio di progetto io devo scegliere la frequenza di switching, l'area destinata alle capacità e l'area destinata ai switch. Allora, giusto per vedere come queste varie componenti dipendono da ciascuno di questi parametri, vediamo un attimo il primo, il componente più importante, la frequenza di switching. Allora, facciamo un grafico log-log, quindi questo è log e questo è log, qui ci vanno le potenze. Allora, la PSSL dipende inversamente. Bene, quindi sul grafico log-log diventa una pendenza meno 1. Poi ci sono una serie di contributi che non dipendono da FS, che quindi sono su questo grafico orizzontale. Questo è orizzontale, l'ho fatto a mano libera. Viene, che sono la FSL, che non dipende, e la quantità dovuta alla resistenza serie. Va bene. E poi ci sono due componenti, che sono quella di switching e quella di cap, che sono proporzionali alla frequenza di switching, quindi hanno su questo grafico una pendenza 1. Questi sono P switch più P cap. Va bene, ora non è una somma di tutte e tre, però è chiaro che quando si sono scala logaritmica conta la dominante, no? Di queste tre componenti. Quindi quando faccio il calcolo alla PLoss complessiva mi verrà fuori una cosa di questo tipo. Ora qui viene male sulla tavoletta, ma insomma immaginate, qui più o meno conta PSL, poi qua si avrà un fondo e poi risale su. Quindi è chiaro, io devo cercare di stare da questa parte per ottimizzare le perdite. Poi la posizione relativa dipende, no? Perché la parte piatta può stare sopra e allora mi posiziono sulla parte piatta, oppure può stare sotto l'incrocio delle due curve, allora a quel punto cerco di posizionarmi nel punto di incrocio. Il conto va fatto. Però è chiaro il compromesso, nel senso che non mi conviene aumentare troppo la frequenza di switching, perché le perdite di switching e per le capacità parassite poi vanno a dominare. Quindi devo mettermi l'ottimo del rendimento se l'ho più o meno nella posizione in cui i vari contributi si equivalgono, perché sono più o meno sul minimo della curva. D'accordo? Gli altri termini, se guardo l'area dedicata al switching, è anche quella sempre su scala log-log, e qui metto le potenze, anche quella, anche lì è un compromesso, nel senso che, dunque, ci sono dei termini che non dipendono dall'area dedicata al switching e sono in pratica la potenza nel limite di slow switching e la potenza della resistenza equivalente serie, che non dipende da nulla di questi fattori. Quindi questo è costante. Poi invece che cosa c'è? C'è la PFSL, la quantità nel limite di fast switching, che è inversamente proporzionale all'area, perché è inversamente proporzionale alle larghezze dei switch.
va bene. E invece c'è poi c'è l'altra componente, dunque qui me ne manca uno. Qui anche la pick up non dipende, no? Dipende dalle capacità. E invece c'è l'altra componente, P switch, che invece è proporzionale all'area dedicata a switching. Quindi di nuovo, dal punto di vista della progettazione, devo scegliere brutto il disegno. Anche qui, no, le cose si di faccio come se fosse più o meno una somma, no? Poi in pratica questa sarà la P loss totale. È il minimo, facilmente ce l'avrò più o meno in questa zona, cioè o dove è piatto, se c'è una zona piatta, oppure dove c'è l'incrocio tra le due curve, a seconda di come sono posizionati relativamente. Anche lì sicuramente c'è un punto d'ottimo. Una volta che ho scelto il punto d'ottimo, posso andare a ottimizzare i dimensionamenti, come vi dicevo. Di nuovo, se faccio il grafico, preferisco farvi i grafici tutti in monodimensionale, poi chiaramente si può fare una figura anche multidimensionale, ma poi non aiuta più di tanto a capire. Secondo me, quindi la lasciamo così. Posso fare la stessa cosa per l'area dedicata alle capacità. Lì la situazione è un pochino diversa. Perché? Perché c'è anche un altro fattore estrinseco, che è il costo. L'area dei switching conta poco sul costo, perché sul chip complessivo incide molto meno dell'area delle capacità. È difficile che mi tocchi, no? Però il costo del convertitore è proporzionale a questa all'area occupata dalle capacità. Quindi ho un altro fattore, come dire, esogeno, che non dipende da queste considerazioni, che mi porta a non esagerare con l'area. Allora, qui quali sono i fattori da considerare? I fattori da considerare sono questi: sono la PSSL, che è inversamente proporzionale all'area, ci sono tutti i fattori legati al switching, che invece non dipendono dall'area delle capacità, quindi la potenza nel limite fa switching, la potenza sprecata nel switching e la parte nella resistenza serie. Questi sono indipendenti dall'area delle capacità. E poi ho la parte delle capacità parassite, che invece è proporzionale all'area delle capacità. Ora, nella pratica, che cosa succede? Che questa componente pickup spesso si riesce a fare abbastanza piccola, rispetto alle, cioè la più piccola delle 5, e quindi ho un discreto premio, diciamo, a spingermi verso aree grandi. Per questo è importante notare che in realtà c'è un vincolo economico che mi porta, mi spinge indietro, diciamo, verso aree più piccole, mi fa preferire aree più piccole. Quindi lì poi non si esagera per questo motivo. Diciamo, spesso uno cerca di posizionarsi qui, in questo punto. Tanto che questo di solito va abbastanza avanti, in questo punto c'è più o meno l'ottimo del rendimento. Ok, io volevo fare anche un altro argomento oggi, ma probabilmente effettivamente ero troppo ottimista. E finisco quindi soltanto facendovi vedere, più o meno a livello di curiosità, qualche topologia di step up di questi convertitori con capacità switching, giusto per vederlo un pochino insieme e avere un'idea di cosa sono, di come sono fatti questi circuiti. Beh, per esempio, questo è un ladder frazionario step up da 2 a 5, quindi si tira su la tensione. E in questo modo, in pratica, c'è una sfilza di interruttori. Per fare da 2 a 5 me ne serve un 10. Devo mettere le capacità all'adder esattamente come prima, quindi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Mi piace farvi vedere questo perché ci sono
Ne ho fatto uno in più, interruttori. Gli interruttori sono numerati da 1 a 10 e sono aperti e chiusi in modo alternativo. L'ingresso lo metto qua. Allora, così si capisce bene come si fanno tutti gli step up possibilmente. Allora, quindi questo è S1, questo è S2 e quegli altri sono tutti numerati da. E ora, beh, metteteli voi i numeri, poi rischio di sbagliare io. Allora, una volta fatto questo, nella fase 1, giusto per farvi capire come va, nella fase 1 questo va così, cerco di disegnare la capacità nella stessa posizione. 1, 3, questa è chiusa, quindi questa sta così. Questo è chiuso, questo è chiuso. Ok, e l'uscita è staccata. Questa è S10. E nella fase 2 invece la massa è staccata. Assumi, il funzionamento è praticamente quello che abbiamo già visto, no? In pratica vengono collegati alla rovescia. Vedete, in pratica sono questi due file di capacità che vengono attaccate una volta così, una volta così. Questo è C1, questo è C2, questo è C1 e questo è C2. Allora, vedete, nella fase 2 C1 e C2 sono in parallelo, quindi hanno la stessa tensione. Immaginiamo che non eroghi corrente, se non eroga corrente la carica sulle capacità non cambia, no? Quindi C1 e C2 hanno la stessa tensione, poi vengono messe in serie nella fase 1 e la loro somma fa Vin, quindi vuol dire che c'è V in mezzi su C1 e V in mezzi su C2. D'accordo? In questo modo si ottiene la divisione per 2. E poi c'è l'adder che prende quel V in mezzi e lo moltiplica 5 volte. Quindi c'è V in mezzi da una parte e V in mezzi da quest'altra. Quindi quando poi C2 va in parallelo a C3, che è questo, c'è V in mezzi anche qua. Quando C3 va in parallelo a C4, c'è V in mezzi anche qua. Qua, qui c'è V in mezzi anche dall'altra parte, vedete questa tensione V in mezzi è su tutte le capacità. Quindi tutte le capacità si trovano alla stessa tensione, quando l'uscita è collegata io mi trovo V in più V in mezzi più V in mezzi più V in mezzi fa 5 mezzi per V in. E se seguo questo percorso c'è V in qui c'è V in mezzi, qui c'è V in mezzi e qui c'è ancora V in mezzi. Quindi a regime tutte le capacità sono cariche allo stesso valore. Ora, per induzione, avete visto come si va da 3 a 1, avete visto come si va da 2 a 5, è chiaro, a seconda di dove inserisco, di quanto lungo faccio il ladder, dove inserisco V in, posso ottenere qualsiasi rapporto in salita. Quindi questo è 4 quinti, se lo inserisco qui, per esempio C4, mi verrà un, così è 2 quinti, se lo inserisco qui mi verrà, se lo inserisco lì mi verrà 4 quinti, a seconda di dove lo inserisco posso, come dire, modificare tutti i valori. Se lo metto dall'altra parte, su C1 ottengo invece 1 a 5 invece che 2 a 5. Ma insomma, giochi sono abbastanza facili da fare. Come vi dicevo, giusto per
riprendo un discorso che ho fatto all'inizio, c'è un po' di rigidità in questi schemi, nel senso che il fattore di conversione è bloccato e fissato dalla topologia. Com'è che si può fare per alterare la cosa? Beh, semplicemente si può selezionare il punto in cui si inserisce l'ingresso in modo da modificare il rapporto di conversione. Perché a seconda del nodo in cui inserisco la VIN cambia il rapporto di conversione. E quindi posso avere un selettore che in base a quello che mi serve mi inserisce VIN in un punto diverso e mi modifica il rapporto di conversione. Chiaramente non cambierà con continuità, ma cambia scatti. Però, diciamo, per tanti usi può essere effettivamente sufficiente. Diciamo, l'importante è che comunque il rendimento si mantenga sopra un valore accettabile. Concludo facendovi vedere soltanto una topologia che è molto diffusa, che è quella di Dixon, che è in tutte le memorie flash utilizzata. Voi sapete che nelle memorie flash bisogna tirar su la tensione per le fasi di programmazione e cancellazione. Ora, in molte memorie NAND attuali, quelle che stanno nei cellulari, nelle macchine fotografiche, negli stick USB, negli SSD, ormai insomma dappertutto, ho bisogno internamente di tensioni di programmazione e cancellazione di più o meno 9 volt. Lo standard adesso è questo, quindi ho bisogno di mettere 18 volte di differenza sul gate stack per fare la programmazione e meno 18 per fare la cancellazione. E questo lo faccio tipicamente mettendo il canale a meno 9 e il gate a più 9 o viceversa. E queste cose sono alimentate con un volt e mezzo. Quindi internamente devono avere un convertitore di CDC che porti la tensione da 1,8 a 9 e da 1,8 a meno 9. E questi si fanno con convertitori di CDC di questo tipo, inductorless, per forza di cose, che non è che non c'è spazio, non ha senso uscire fuori dal chip. Nelle memorie più moderne, più grandi, per questioni di efficienza energetica, il circuito che genera i più 9 volte e meno 9 volte è fatto in modo distribuito. Quindi sullo stesso chip ce ne sono più di uno in zone diverse per evitare di portare in giro una potenza eccessiva. Viene generata la tensione alta solo dove serve. E per questo chiaramente conviene fare la cosa inductorless. Allora, quello schema di Dixon è uno schema ormai classico ed è ancora comunque quello più adoperato. Vi faccio vedere un esempio di un moltiplicatore per 4, ma insomma si capisce come andare a qualunque valore. Lo schema di Dixon non era stato inizialmente progettato per queste cose. Era progettato per applicazioni di potenza, era una cosa degli anni 70, pare del 75 sia il progetto originale di Dixon. Per esperimenti di fisica delle alte energie, avevamo bisogno, a partire da una continua di 24 volt, di ottenere 10.000 volt in continua per fare delle scariche, no? E a quel punto, lo schema è stato progettato perché quello è una pompa che tira da 10 volt, tira su con una conversione di quel tipo lì fino a qualche migliaio. Funziona così, guardiamolo un secondo, io metto l'ingresso qua, qui ho S1, S2, S3, S4, e metto altri interruttori da S5, S6, S7, S8, con il solito schema, no? Che quindi queli dispari conducono in una fase e quelli pari conducono in un'altra fase. Allora, questo è lo schema di Dixon utilizzato per le memorie, non per l'esperimento di fisica della energia, leggermente modificato, ma insomma, le capacità sono queste. E
per tirare questo schema qui di interruttore capacità verso, che va verso A, interruttore capacità che va verso B, può essere proseguito praticamente in modo indefinito, no? Per arrivare su a qualunque tensione. Allora, che cos'è che succede? Guardate un attimo, fase 1 in pratica la Win è applicata ad A, questa è 3, B viene messa a massa e poi questa è Win, S5 è chiuso, quindi Win viene a caricare C1, questo è aperto e quindi C2 è libero. Oh. Questo è C3 e questa è l'uscita. Vediamo se riesco a fare tutto sullo stesso disegno. In fase 2 invece cosa succede? Viene Win applicata su B e A viene messa a massa, va bene? Quindi Win è questa, viene applicata su B, A invece viene messa a massa. Poi che cosa succede? C1 va in parallelo, no, C1 va in serie a C2 e C3 va sull'uscita, questo è Vout. Quindi questo è Vout, questo è C3. Allora, nella situazione in cui non ci sia corrente erogata, quindi le capacità rimangono cariche, vedete, nella fase 1 C1 si carica Win, Win è applicata qui, quindi è questa. Nella fase 2 qui c'è Win e quindi C2 si carica 2 Win, vedete, perché questa è Win, questa qui, la piastra positiva di C1 è 2 volte Win. Quindi C2 si carica 2 volte Win e questa è la pompa. Vedete, ogni volta si aggiunge Win. In fase C1 C2 era carico a 2 Win, viene messo in serie a Win per arrivare a C3 e quindi C3 si carica 3 Win. E poi nella fase 4 C3 viene messo in serie a Win e collegata all'uscita, quindi qui ci va 4 Win. Questo è un Dixon da 1 a 4. Ogni capacità CI ha una carica che è i volte per Win e l'ultima capacità viene messa in cascata Win per l'uscita. Quindi da qui si capisce, si può estendere il concetto fino ad arrivare a, come dire, se abbiamo N capacità in uscita si può portare N più 1 Win. Oh, questo è, come vi dicevo, è quello utilizzato attualmente, per esempio, nelle memorie flash, in tutte. In tutte le memorie flash viene utilizzato Dixon di questo tipo. Viene utilizzato anche per alcune applicazioni di scavenging dell'energia. Non so, per esempio, un piccolo generatore termoelettrico che mi dà 20-30 millivolt e devo tirar fuori una tensione qualche volta per alimentare un circuito, e se ho un clock a disposizione metto al posto di Win quei 20-30 millivolt e poi pompo, tiro su fino a qualche volta. Ho sforato anche troppo, ci fermiamo qui, grazie.